Iris di Messina nei giorni scorsi hanno compiuto una serie di esami irripetibili per ricostruire la dinamica dell'omicidio di Maria Ruccella, il servizio di Maria Bella. Le numerose tracce di sangue rinvenute sugli oggetti trovati all'interno dell'abitazione di Maria Ruccella, la 75enne di Calatabiano, uccisa lo scorso 3 ottobre da Paolo Cartelli, reo confesso, sono state al centro degli esami irripetibili compiuti nei laboratori dei RIS di Messina. Analisi lunghe ed elaborate, compiuta la presenza del legale della difesa Alessandro Sant'Angelo e del consulente di parte Giuseppe Caruso, concentratesi soprattutto sui cocci di vetro e sul collo della bottiglia utilizzato dall'omicida per squarciare la gola dell'anziana donna. Altri esami hanno riguardato invece gli indumenti indossati dal 36enne al momento del delitto e sequestrati nella casa dell'uomo in via Macherione a Calatabiano. Si tratta di un paio di jeans, delle scarpe e di una maglietta. Solo su quest'ultima non sarebbero state rinvenute tracce ematiche. L'analisi degli schizzi potrebbe confermare o meno quanto raccontato dall'assassino sulla dinamica dell'aggressione. Intanto il difensore di fiducia dell'indagato ha depositato l'istanza di scarcerazione a riesame. Non è ancora chiaro se la difesa o la procura chiederanno a breve una perizia psichiatrica per Paolo Cartelli.